Fabio Basile, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello VIP e ha confessato di avere una nuova fidanzata. Verissimo, l'infanzia di Fabio Basile. Il famoso judoka Fabio Basile si è raccontato a Silvia Toffanin. Il ragazzo ha parlato di come è nato il suo interesse per il judo e di come è stato aiutato dai genitori in questo. Ho copiato mio fratello che andava in palestra a judo e da lì è nata la mia passione. Spesso vedevo i miei genitori in difficoltà, ma hanno fatto di tutto per non farmi mai mancare la lezione in palestra. Un giorno, vedendo la mamma preoccupata di non riuscire a pagare le bollette, Fabio Basile ha promesso di diventare un campione dello sport e di aiutare la sua famiglia. Così è stato, perché con i soldi guadagnati ha estinto il mutuo dei genitori e ha comprato la macchina che volevano. Fabio Basile a Verissimo. Il GFV. Lo rifarei mille volte. Fabio Basile, medaglia d'oro delle Olimpiadi del 2016, ha confessato di essere molto contento di tornare alla sua vita e ai suoi allenamenti, ma che l'esperienza del Grande Fratello VIP per lui è stata fantastica e la rifarebbe volentieri. Infatti, per un periodo, è stato indeciso se continuare nello sport o nel mondo della TV, ma è stato un dubbio che è svanito subito. Ma quando Silvia Toffanin gli ha chiesto della sua cotta per Giulia Provedi, Fabio ha risposto in modo inaspettato. Fabio Basile. Sono innamorato di Daria, una judoka come me. La risposta alla domanda su Giulia Provedi è stata questa. Beh, io ho una relazione fuori. Lei è Daria, una judoka ucraina. Appena l'ho vista, è scattato in me un amore magia. La conduttrice è rimasta sorpresa di questa rivelazione, perché il ragazzo non ne ha mai parlato al GFV. Anzi, ha sempre palesato il suo interesse per Giulia Provedi, e ha parlato della sua ex fidanzata. Invece, a Verissimo si è detto veramente innamorato di Daria, e di avere dei progetti importanti per il futuro.